stiamo ridendo, perché sì, l'ultimo che avete visto era lui, era Stefano Zampieri. Ci sono degli esperti, uomini, donne abbiamo visto, le donne, e infine questo Zampieri che abbiamo oggi in studio. Siamo dove abbiamo visto scorrere vari, diciamo, professionisti della meteorologia. In particolare mi soffermerei su quelli che sono stati i precursori sia dei programmi, diciamo, dei programmi meteo sulla TV, che proprio come precursore proprio della meteorologia, diciamo, dell'applicazione dei tempi, diciamo, moderni. E quindi mi riferisco al generale che fu Edmondo Bernacca, che fu quello che ideò poi quella famosissima trasmissione che ricordiamo tutti, che si chiama Che tempo fa, se non sbaglio nel 68, cominciò con lui, che, diciamo, vuole far conoscere agli italiani, diciamo, la meteorologia, e quindi nello stesso tempo quindi fare le previsioni e spiegare un po' che cos'è la meteorologia e cosa succede in atmosfera. Insieme a lui ci fu, diciamo, che forse io lo conosco di più perché chiaramente ai tempi di Bernacca, diciamo, ero ancora un po' piccolo, ma il colonnello Andrea Baroni, diciamo, è quello che io conosco di più, diciamo, che a me è più familiare, insomma, per tante puntate che, diciamo, ho visto con lui, diciamo. A proposito di Andrea Baroni, ho qualcosa da farti vedere. Buonasera, io direi di iniziare con le temperature sull'Italia. Sono le minime notturne, diminuzione generale, come era nelle previsioni, è molto vistoso l'ammasso nuvoloso collegato ad un vortice, dove invece la zona è perturbata, come in questo caso il bacino occidentale e quello centrale del Mediterraneo. La carta del tempo prevista per domani, 1 gennaio, una vasta area depressionaria molto al di sotto della norma. Per domani. Io ho portato questo filmato sia per una sua valenza storica, perché è l'annuncio della, diciamo, famosa ondata di gelo del gennaio 85. In questa trasmissione lui annunciava questa cosa. La cosa che volevo sottolineare del filmato è come lui, o come loro, diciamo, questi, sì, diciamo, esperti che abbiamo nominato prima, prendessero il tutto in maniera molto pacata. Cioè, anche l'annuncio di un'ondata di gelo di proporzioni notevoli venne fatto in maniera molto semplice, non altisonante. Scusa. Questo senza proclami particolari. Okay. Secondo me invece uno poteva avere una previsione e dopo invece è arrivato il finimondo, sì, che non, esatto, era previsto. Questo è il mio punto di vista. Sì. L'ondata di gelo era assolutamente prevista in proporzioni notevoli, magari non sapevano neanche loro fino a che punto. Diciamo che non c'era, primo, diciamo, mai nessun interesse di creare allarmismo, e sicuramente poi andavano coi piedi di piombo, in quanto comunque allora come adesso non cambia molto, le previsioni hanno un'attendibilità di pochi giorni, cioè non si può annunciare un evento incredibile, diciamo, di una grande portata fra una settimana, non avrebbe nessun senso, diciamo, a livello meteorologico, e, diciamo, al giorno d'oggi le previsioni oltre i 5 giorni non sono più attendibili.